Ciao. Allora, queste cose che vi farò vedere adesso sono un po' di cose che ho ordinato da Ben Good, che no, non è una collaborazione, me le sono comprate io, in cui una è arrivata oggi. No, anzi, non è arrivata oggi. Che cavolo sto dicendo? Sono andata a prenderla oggi in posta perché mi era arrivata l'altro giorno, ma non c'ero a casa e quindi me l'hanno, diciamo, portata in posta. Ecco appunto alcune cose che ho preso dal sito Ben Good come accessori. Ah, e anche altre cose che ho preso per conto mio in altri negozi. Come diciamo accessori per le bambole. Allora, dove cominciamo? Comincio con le cose che ho preso in altri negozi. Allora, erano queste due lampade che funzionano veramente. Adesso vi accecherò. Ok. Ah, già, che scema. Mi sono dimenticata di togliere la. Questo. C'era questo simpatico dischetto per prevenire il contatto della. Ecco. È una lampada LED. Che quando l'ho vista ho detto: oh mio Dio, sta qui starebbe da Dio come tipo lampada da tavolo per le bambole. Vedete, si può anche piegare. Cioè, poi ha un design veramente stranissimo. E anche questa. Ce n'erano due nella confezione, di questa marca qua. L'ho presa in un supermercato dove c'era un po' di tutto. C'erano tipo dei display di cartone con dentro un po' di tutto. Wow, è un faro praticamente. Che bello. Poi, allora, delle cose di Ben Good. Allora, ho preso questi qua. Non so se si riescono a vedere, vedete? Sono dei mini. Come si chiamano? Non c'è scritto, vabbè. Ci sono appunto i chiodini e dei mini cardini per magari fare accessori per bambole o qualcosa del genere. Molto carini. E poi vi linkerò le pagine delle cose appunto che ho preso. Poi insieme a quell'ordine mi è arrivato anche questo. Cioè, parliamone. Allora, quando l'ho visto pensavo è stampato. E invece no. Ha, 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 che bello. Cioè, ok, è fatto proprio come un tappeto persiano. Che bello. Questo mi sembra che l'ho pagato sui 5 euro. Anche questo qui è, diciamo, potrebbe essere un scendiletto o un tappeto per il salotto, qualcosa del genere. Molto carino. È grande, 10x15, mi sembra. Aspetta. 10x16 contando anche le frange. Comunque, molto carino, guardate che dettaglio. Cioè, wow. Cioè, complimenti. Complimenti Ben Good, veramente. Poi mi sono arrivati questi due che, cioè, wow, ok. Ecco, allora, il cestino del latte. Cioè, no, vogliamo parlarne? E ovviamente li ho presi tutti per le bambole. Qua il cestino è fatto con una specie di rete metallica, non è una rete, insomma, questa cosa metallica con il manico di metallo che magari lo cambierò, lo modificherò io perché così è un po'. Non è tanto bello da vedere, ma la cosa più bella sono questi. Allora, c'è scritto latte, milk. C'è la righina qua che
che segna il tappo sono bianchi e soprattutto sono di legno. No, qua non si vede, comunque sono di legno. Bellissimo. E poi c'era questa. Allora, qui c'è la cassetta degli attrezzi con gli scomparti, che è fatta in... non ho ben capito se è legno o se è plastica con le venature del legno, vedete? Cioè, però è fatta benissimo. E dentro c'erano... ah, ne è rimasto uno qui, che bello. C'erano tutti gli attrezzi, che adesso vi farò vedere uno ad uno. Allora, c'è questa, che credo sia una chiave inglese. Sono... penso siano di ferro, non ferro, insomma, di metallo, comunque. C'è questa. Poi c'è il martello. Wow. Ok. Sono tutti grandi all'incirca... vediamo... 2,5 centimetri. Sì, qualcuno 3, vabbè, insomma, più o meno siamo sui 2-3 centimetri. Poi c'è questa. Cioè, vogliamo parlarne. Fatta benissimo. Poi c'è questo, la pinza che si apre. Wow, cioè... wow. Poi c'è la forbice, che anche quella si apre. Oh, oh. Così. Poi c'è un altro tipo di martello, credo, che però non ho idea dell'uso. Sembra più tipo il martelletto da medico, ma vabbè. Il cacciavite. E con la... Guardate il manico. Guardate il manico con tutte le... insomma, le particolarità che ha un manico di un cacciavite. Cioè, vabbè. E poi c'è la questa. Non mi ricordo come si chiama neanche questa. Vabbè. Beh, bellissima. Cioè. E poi appunto vanno dentro, vediamo, così. Così. Cioè, con il suo manico. Basta. Poi, come ultima cosa, che appunto sono andata a prenderla oggi, questa è una vera e propria chicca. Allora, volevo ordinarla quando avevo ordinato queste cose qua, ma non c'era, era andata esaurita. E poi ho ricontrollato e... oh wow! Bellissima, e praticamente era tornata, quindi ho preso questo qui, questa cosa che vi farò vedere adesso, e poi anche una mini base per caricare come si dice, collegare alla televisione il Nintendo Switch, che appunto l'ho presa perché così almeno se vado magari da amici o da qualche parte a giocare è più comodo averlo appoggiato lì piuttosto che sul kickstand che c'è, lo stand, diciamo, che c'è attaccato alla console, quando magari appunto uno va a giocare in giro tra amici, così per appoggiarlo da qualche parte è meglio metterlo lì piuttosto che... e poi c'ha proprio tutte le circuiterie per caricarlo e poi per collegarlo alla televisione. Comunque, allora, prima vi faccio vedere questo. Questo è lo stand di quello che vi farò vedere. Vedete? Sembra uno stand di uno strumento a corde che non è una chitarra. Adesso vi faccio vedere, cioè... il... oh mio Dio, cioè guardate, allora è fatto di questo, penso sia carta,
carta, no, forse non lo so cos'è, comunque una figata, guardate che texture che ha, è bellissimo. Qui ha quelli che sono praticamente quasi uguali a quelli che ho preso io, un po' più grandi, no, un po' più grandi perché questi sono proprio piccoli, vedete. Vabbè, comunque qui c'ha il suo, la sua chiusura che si apre così e poi si apre. Vabbè, avevo già tolto questo da attorno allo strumento. Adesso vi faccio vedere l'accessorio, diciamo, che c'è, che è questo. Cioè, ok, io non dico niente, è wow, con tanto di corde. Cioè, ok, è bellissimo. Oh mio Dio. Wow. E infine lo strumento. Si erano staccati questi due, probabilmente si sono staccati da soli da qua praticamente. Vabbè, comunque non è un gran problema, basta che li rimetto io. No, comunque, cioè, vogliamo parlarne? È un violino. Ma è un violino che sembra vero, c'ha addirittura il coso per mettere il mento qui. Vi ricordate, no, la chitarra che avevo recensito? Cioè, già da lì si poteva capire come facessero bene gli strumenti musicali. E poi all'interno della custodia è così. Wow. Cioè, proprio come una custodia vera di un violino. Ho preso lei per farvi vedere, ecco, un po' difficoltoso, però si può fare, guardate, cioè non è proprio giusto, però così sarebbe, tipo da piegare più la testa da sta parte, al collo troppo lungo, però l'idea sarebbe questa, cioè wow, e è perfetto perché la lunghezza, diciamo, è quella giusta. Wow, ok, benissimo. Ecco, allora vi ho fatto vedere, aspettate che vi faccio vedere anche come si mette sullo stand, ecco, così vedete. Sì, ok, non è proprio il massimo della comodità, ecco così. E qua dietro c'è il posto per l'archetto, che però non so se è giusto, sì, no, penso sia così, perché così, vedete. Poi magari farò delle foto, ne pubblicherò su Instagram. E cade giù, vabbè. Ecco, finito. Alla prossima. Ciao!